Sarà istituito a Sturno, in provincia di Avellino, il liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Per l'importante occasione, il presidente della provincia di Avellino, Cosimo Sibilia, ha partecipato al convegno di Sturno organizzato dal consigliere provinciale Franco Di Cecilia. Stasera noi ci vediamo per suggellare quello che è stato fatto sul liceo sportivo di Sturno. Quello che noi possiamo continuare a fare nel momento in cui ci sarà l'ufficialità è quello di essere vicino anche dal punto di vista, diciamo, finanziario. Una scelta che è andata nel senso che noi auspichiamo, cioè tutelare il merito, tutelare l'organizzazione. Sturno ha questi titoli e quindi, per quanto ci riguarda, è stato un atto dovuto. Caro Franco, caro sindaco, amministratori tutti, popolo di Sturno e delle zone vicine, noi siamo coloro i quali, quando vengono chiamati a dare risposte al territorio, e queste risposte dipendono esclusivamente o in parte da noi, noi queste risposte le diamo. Siamo abituati a rispettare e ad onorare gli impegni. Noi, anche per quanto riguarda Sturno, abbiamo già fatto il 99%, arriveremo al 100%. Diversi gli interventi che si sono tenuti nel corso dell'assemblea pubblica. Il consigliere provinciale nonché dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Sturno, Franco Di Cecilia, ha introdotto i lavori ed ha fatto da moderatore, cedendo la parola all'assessore provinciale all'istruzione, Girolamo Giaquinto. La qualificazione di altre eccellenze, che riteniamo invece che per Sturno possa passare attraverso l'eccellenza del mondo sportivo. Sono intervenuti il segretario provinciale della UIL Scuola, Tonino Doria, l'assessore provinciale Giovanni Romano e il sindaco di Sturno, Aurelio Cangero. Per tutti il Tribunale di Sant'Angelo, la scelta di aprirvi da noi il liceo sportivo è una scelta che promuove i nostri sforzi, che dà grande forza alle nostre realtà. Ed io ho sempre detto, anche da questo palco, che noi sindaci delle piccole comunità non siamo rassegnati a recitare un ruolo marginale o secondario. Sul liceo scientifico di Sturno, il consigliere Franco Di Cecilia ha parlato di un sogno che finalmente si realizza. Si realizza un sogno, un liceo a Sturno. È stato un desiderio di tanti amministratori, di molti cittadini, di tutti gli studenti che purtroppo sono andati in giro per i paesi della provincia per studiare, per garantirsi un futuro migliore. Un risultato dunque ambito e prestigioso che vede Sturno spuntare la Suvvallata, altro comune papabile indicato nella riorganizzazione della rete scolastica relativa all'anno 2013-2014. La giunta regionale della Campania ha infatti, con delibera 369 del 17 luglio 2012, accolto l'istanza dell'amministrazione provinciale di Avellino. Un grande risultato per tutta la comunità di Sturno e per il consigliere provinciale Franco Di Cecilia, che si è prodigato per spuntarla su altri paesi candidati. Lo realizzeremo questo sogno per la strada maestra, è un liceo scientifico di indirizzo sportivo che è una nuova creatura tra i licei italiani, che probabilmente a Sturno vedrà la nascita già dal 1° settembre prossimo.